Buonasera a tutti quanti amici, continuiamo con la serie Giovanni fa cose e vi presento l'ultimo arrivato che è un campanello wifi full HD con possibilità di avere una comunicazione audio a due vie e allerta tramite l'app, allerta in caso di rilevazione di movimento tramite la videocamera integrata, quindi è quello che potremmo definire un videocitofono wifi prodotto dalla Amcrest. Bene, andiamo ad aprire la confezione. Già la confezione è molto compatta, quindi mi fa pensare bene. Qua dice che l'applicazione Amcrest è compatibile con i dispositivi Apple e i dispositivi Android, connessione Wi-Fi e controllo della porta d'ingresso, quindi c'è la possibilità di poter collegare cablato il cancello, stream live 1080p, e talk and listen, quindi possiamo vedere e comunicare con i visitatori che vengono a trovarsi davanti alla porta di casa. Smart motion alerts, visione notturna illuminata, quindi abbiamo una modalità dark night, andremo poi a vedere se ci sono dei sensori infrarossi oppure no, super wide view, un angolo di 140 gradi di visuale, e la funzione optional di cloud storage, quindi per andare ad archiviare le immagini registrate dal nostro campanello elettronico. Bene, andiamo ad aprire la confezione. Interessante. Documentazione, che questa poi la leggiamo con calma. Bello, molto bello. Intanto cominciamo con un bellissimo omaggio all'interno della confezione, che è questo cacciavite, che non riesco a... Ecco qua. Benissimo, con chiave Torx, da un lato, sembrerebbe una T20, così a sentimento, e stella, croce, quindi questo bellissimo cacciavite molto utile anche per il futuro. Vediamo un po', questo si chiama Kim Kit, direi che è assolutamente il contatto pulito per poter aprire il cancello, poi vediamo se mi sbaglio, dotato di un nastro biadesivo per il montaggio. Questa è una copertura in plastica verniciata in color alluminio che probabilmente si va a sovrapporre sul video, sul, diciamo, chiamiamolo video campanello, per cambiarne l'aspetto. Un cablaggino, addirittura, wow, la punta del trapano da 6 mm, esatto, 6 mm. Questo kit è completissimo, la punta del trapano per fare i fori e montare il campanello, incredibile. Fantastico. Le viti di installazione, qui c'è una chicca ragazzi, guardate qua. Allora, viti di installazione, i bellissimi capicorda che... potrei sbagliarmi, ma questi in Italia non sono regolari. Forse per la bassa tensione sì, quindi sostanzialmente noi ci dobbiamo giuntare dei cavi, li spelliamo, ok? Li spelliamo, li accoppiamo, andiamo a mettere questo capicorda che all'interno ha un inserto a vite metallica e andiamo semplicemente ad invitarlo sopra ai fili e questo si occupa di fare un giunto elettrico. So che in America sono molto utilizzati, ma mi pare che da noi questi non siano in regola. Questo è un bellissimo contatto a due poli della Wago, veramente carino. Io ne ho di quelli di Amazon un po' più economici, un po' più bruttini. Questo è molto carino, ben fatto. Poi i soliti immancabili tasselli che potremmo definire schifo merda, che si trovano in tutti e potete comprare.
cancello che non è economico di più, perché si è fatto con plastica riciclata, di plastica riciclata, di plastica riciclata. Le viti sembrano inox, attenzione, le viti sono buone, il cassello fa ahare, ma le viti sono inox. E poi tiriamo fuori l'oggetto del desiderio, il nostro campanello. Si presenta davvero molto bene, pesantino, quindi sembra solido, eh? Sì, sì. Allora, questa placca posteriore è in metallo. Frontalmente c'è l'ottica grandangolare, si intravedono dei sensori, questi potrebbero essere dei sensori PIR per il rilevamento del movimento, poi me lo studierò meglio, magari vi farò sapere. Qui c'è un altoparlante e questo è il microfono. Qui c'è il pulsante del campanello, quindi il nostro interlocutore premerà il campanello, azionerà tutta la logica della macchina. Andiamo a sfruttare subito il nostro cassavite per dare un'occhiata alla parte più superficiale dei contatti e ci troviamo qui. Questi sicuramente sono i contatti elettrici, esatto. Questi sono due contatti elettrici che ci permettono di alimentare il dispositivo. Poi ripeto, ci sono le istruzioni che vanno studiate, io ora ve lo sto facendo vedere così un attimo a grandi linee. Questa placchetta, come vedete qui nell'immagine, va smontata, si può fare i segni nel muro sfruttando come maschera la placchetta stessa. I cavi di alimentazione dovranno passare all'interno di questo foro. Questo foro permetterà poi di esporre questi contatti della macchina, dell'oggetto, quindi andremo a collegare qui i contatti elettrici per l'alimentazione del... Noto dalle istruzioni che possiamo disassemblare la copertura così, semplicemente avendo cura di non danneggiare parecchio. Sono dei semplici picchi veramente molto delicati, quindi bisogna prestare attenzione. Spero col mio testone di non aver coperto l'area, posso sostituire grigio e nero e abbiamo la possibilità quindi di andare a individuare lo slot per la micro SD card fino a 64 giga classe 10 o superiore. Ok? Ci siamo capiti? Bene. Quindi questo è l'aspetto del nostro campanello con la cover grigia. Come vedete la cover è anche a tema con il mio bellissimo Nokia 3310 Turbo Power. Ok, rimettiamo la cover nera. Andiamo un attimo a dare un'occhiata alle altre istruzioni per capire se c'è qualcosa di più da sapere, così a grandi linee. Questo è la guida per cominciare con l'app, la garanzia Amcrest. Ok, indicazione sull'applicazione Smart Home di Amcrest e del suo premium cloud storage, che sicuramente sarà un servizio. Ok, andiamo a vedere il Chime Kit, che sarebbe il kit per il campanello. Ho verificato dal sito del costruttore, quindi questo kit ci permette di poter collegare il campanello wifi al campanello preesistente che avete in casa. Di conseguenza si potrà andare ad togliendo l'alimentazione, ovviamente, andare ad aprire la scatola che contiene il vostro campanello, che può essere meccanico o elettronico, e andare a collegare questi connettori sui cavi di azionamento del campanello. In questo modo il nostro campanello elettronico potrà, attraverso questo
accessorio, trasmettere il segnale e azionare il campanello meccanico che avete in casa vostra. Quindi a questo punto l'unboxing del nostro prodotto è stato fatto e direi che ci siamo. Provo ad aprire questo dispositivo, se riesco a farlo senza romperlo, per vedere se dentro c'è una batteria. Mi aspetto che dentro ci sia una batteria, appunto. E datemi un secondo. Piano piano si sta aprendo. Bene. Fantastico, come per magia non c'è una batteria. Quindi, evidentemente, l'alimentazione la prenderà dal campanello stesso. Non sono in grado di darvi nessuna spiegazione di come possa funzionare questo oggetto del diavolo che non ha una batteria, ma studierò e magari nelle descrizioni cercherò di darvi una spiegazione logica a quello che sembra essere pura magia. Ok, l'oggetto è veramente molto bello, si presenta molto bene, la qualità sembra veramente buona e dovrebbe avere al suo interno una batteria che dovrebbe permettergli di funzionare anche in caso di mancanza di tensione. Quindi poi andremo a vedere una volta acceso il suo funzionamento. Ciao a tutti!